Si beve per la paura. Il signor Giuliano ora ci ride su, ma si è preso una bella paura quando pochi minuti alle 16 la terra ha tremato tanto. Epicentro proprio qui, in Garfagnana, 4.8 gradi della scala Richter, una profondità di 15 chilometri. Pensavo alle mie bimbine che erano in giro un po' per il paese e ho avuto un po' paura. È stato forte, veramente tanto. Stanotte si fa un bel zainettino con tutta la roba e l'occorrente per le bimbe. Mi ha accompagnato fuori un collega che non riusciva a uscire dallo spavento. L'hanno sentito in tutta la Toscana il terremoto, da Firenze a Siena, a Pistoia, a Massa e anche nel Mugello. La Garfagnana è il cuore. Col sindaco di Castiglione facciamo un giro nel paese per vedere coi nostri occhi che danni, per fortuna, non ce ne sono stati, né a persone, né a cose, neppure un cornicione caduto. Io ero un attimo a casa a riposarmi e l'ho avvertita sensibilmente. Lui era qua con tutti gli altri ragazzi e sono abbastanza spaventati. Sono caduti alcuni bicchieri da qua e poi basta. È stata una forte scossa, ma non è caduto nient'altro. Alcuni comuni della zona terranno le scuole chiuse per un giorno, ma è solo per precauzione. La paura rimane. Questa è una zona ad alto rischio sismico, dove ci sono stati diversi eventi. Il terremoto più terribile, il 7 settembre del 1920, magnitudo 6.5. Morirono oltre 300 persone. Tonia Cartolano, Sky TG24, Castiglione di Garfagnana, Lucca.